Benvenuti a Telecrew LIS, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. Questa è la sintesi della seduta d'aula di giovedì 18 febbraio 2021, nella quale sono state discusse e votate alcune mozioni. L'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione unitaria per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al Covid e la conseguente emergenza di tipo economico e sociale. Nel documento sono tra l'altro racchiuse quattro istanze presentate dalle forze di opposizione in quattro distinte mozioni, incentrate sia sulle misure di contenimento della pandemia che sulle misure di sostegno economico e finanziario per le piccole e medie imprese, nonché i ristori per le famiglie e per le piccole attività che si trovano in sofferenza. Nel dettaglio, la proposta di risoluzione unitaria impegna la Giunta a dare piena e rapida attuazione di quanto disposto e già approvato nella precedente seduta del 9 febbraio a seguito delle comunicazioni della Presidente della Regione Donatella Tesei e inoltre a richiedere l'accesso di tutte le formulazioni del vaccino validate da AIFA e EMA. Chiedere al nuovo governo di accelerare sui protocolli per rendere operativo l'accordo con le farmacie e dunque l'emendamento alla legge di bilancio approvato all'unanimità che prevede che i vaccini sia contro l'influenza che contro il Covid possano essere somministrati in farmacia. Prevedere un progetto a supporto del personale sanitario per la gestione amministrativa del contact tracing, definendo sinergie con la rete del terzo settore umbro, comuni e enti locali della regione che vorranno aderirvi. Chiedere nuovamente al governo la possibilità di utilizzare gli anticorpi monoclonali, definire la fattibilità di accordi con ASL e comuni affinché i servizi convenzionati non erogabili in fase Covid possano essere rimodulati soprattutto per l'assistenza alle persone più fragili. Attraverso questo documento di indirizzo viene anche chiesto alla Giunta di inserire nelle priorità del piano vaccinale i medici tirocinanti e studenti di area medico-sanitaria e gli informatori scientifici, prevedere protocolli per la presa in carico delle persone con disabilità. Viene anche chiesto, tra l'altro, vista l'efficacia del vaccino anche per le due nuove varianti del virus sequenziate in Umbria, in sinergia con analoghe iniziative già annunciate da altre regioni e nel rispetto delle procedure delle regole internazionali, di attivarsi immediatamente a livello regionale per poter acquistare vaccini in aggiunta in parallelo alle forniture nazionali, efficientare la modalità organizzativa per l'accesso ai punti vaccinali, implementare rapidamente la rete dei punti vaccinali sul territorio regionale, rimodulare il piano vaccini introducendo un doppio criterio di valutazione per le categorie da vaccinare in via prioritaria, anagrafico e di esposizione a rischio professionale, integrare le misure del governo per rafforzare l'assistenza domiciliare, buoni pasto e ogni misura possibile per sostenere la risposta alle difficoltà e al disagio economico causato dalla pandemia. Consolidare le misure a sostegno delle famiglie nei casi di astensione obbligatoria dal lavoro a causa della didattica a distanza e chiedere al governo la possibilità di prevedere il congedo parentale specificatamente per l'Umbria e calibrato sulle misure adottate secondo il criterio della massima precauzione. Valutare nuove misure o rifinanziare quelle già messe in atto a favore delle imprese e delle partite IVA, soprattutto per le categorie oggi escluse dai ristori regionali. Continuare a sostenere interventi e incentivi economici per investimenti, innovazione, trasferimento tecnologico e digitalizzazione a favore delle piccole e medie imprese. Sostenere e stimolare GEPAFIN nell'agevolare il credito a favore di piccole e medie imprese umbre. Valutare di inserire nella task force anticrisi rappresentanti degli organi professionali. L'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità la mozione a firma dei consiglieri Eugenio Rondini della Lega, Marco Squarta di Fratelli d'Italia, Simona Meloni del Partito Democratico, Andrea Fora del Patto Civico per l'Umbria, Eleonora Pace di Fratelli d'Italia e Francesca Peppucci della Lega, che impegna la Giunta a prevedere, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, il completamento del sistema dei poli unici territoriali previsti nel Piano Sanitario 2009-2011 attraverso la realizzazione del polo unico del Trasimeno,
prevedendo una stretta integrazione funzionale tra i poli unici e le aziende ospedaliere, e in particolare tra quelli di Narnia Media e l'azienda ospedaliera di Terni, e quelli di Pantalla e del Trasimeno e l'azienda ospedaliera di Perugia. Ad operare per l'integrazione della rete ospedaliera con il costituendo sistema di elisoccorso al fine di ridurre i tempi di accesso alle strutture sanitarie, ma anche ad assicurare, nelle more della realizzazione del polo unico del Trasimeno, la piena funzionalità e completamento dei lavori dell'ospedale di Castiglion del Lago in termini di strutture, dotazioni strumentali e di personale, nonché la presenza di un presidio di area disagiata all'interno dell'ex struttura ospedaliera di Città della Pieve e nel contempo a provvedere all'avvio del processo di potenziamento dei servizi territoriali dei diversi comprensori sulla scorta della proposta che verrà presentata dall'Unione dei Comuni in funzione di Comitato dei Sindaci. Approvato un emendamento che chiede di domandare al Governo risorse aggiuntive anche nell'ambito del Recovery Plan, al fine di razionalizzare, integrare e potenziare il sistema sanitario sull'intero territorio regionale. Via libera unanime dall'Aula di Palazzo Cesaroni alla mozione promossa dai consiglieri della Lega, con primo firmatario Daniele Carissimi, che impegna la Giunta regionale a promuovere azioni contro lo spreco alimentare. Nello specifico viene chiesto alla Giunta di adottare il piano regionale delle attività di donazione e distribuzione ai fini di solidarietà sociale, legge regionale 16/2017, mediante successivi programmi attuativi annuali. Adottare il regolamento per la selezione dei progetti di riduzione degli sprechi alimentari, portare a conclusione l'iter per la costituzione della consulta regionale per la donazione e distribuzione ai fini di solidarietà sociale e del tavolo di coordinamento delle reti operative, realizzare campagne di comunicazione in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi anche presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con percorsi didattici finalizzati all'educazione a una sana alimentazione, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla riduzione degli sprechi. Promuovere il raggiungimento dell'obiettivo dell'applicazione del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa dei rifiuti, prevedere nei contratti pubblici degli enti del sistema regionale allargato criteri di premialità per imprese che garantiscano attività di recupero e donazione delle eccedenze alimentari, considerare nelle proprie politiche il problema dello spreco alimentare anche in relazione alla pandemia da Covid-19, adattando tutte le azioni opportune al fine di limitarne il fenomeno. E l'Aula di Palazzo Cesaroni si è espressa con voto unanime sulla mozione promossa dai consiglieri della Lega Paola Fioroni, Stefano Pastorelli, Francesca Peppucci, Daniele Carissimi, Daniele Nicchi, Valerio Mancini, che impegna la Giunta ad intervenire sul Governo per favorire la proroga della sospensione delle attività di riscossione delle cartelle esattoriali e delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento. Accolto un emendamento proposto dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, che inserisce nel dispositivo anche la sollecitazione per una piena pace fiscale. Approvata all'unanimità la mozione di iniziativa dei consiglieri della Lega, Francesca Peppucci, Daniele Nicchi, Daniele Carissimi, Paola Fioroni, Valerio Mancini, Eugenio Rondini, Stefano Pastorelli, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi per promuovere e favorire in ogni scuola del territorio regionale, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, momenti di studio e di sensibilizzazione sul tema delle foibe e del conseguente esodo dei numerosi nostri connazionali, ad invitare ogni amministrazione comunale ad organizzare attività aperte all'intera cittadinanza per la giornata del ricordo, ad illuminare il Palazzo della Regione con le luci tricolore, simbolo della nostra bandiera nazionale, nella notte tra il 9 e il 10 febbraio di ogni anno, come avviene già in moltissime istituzioni italiane. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria.